La copertina di Venti di guerra nel cuore d'Europa di oggi, 18 marzo 2022, 23° giorno dall'inizio del conflitto in Ucraina. Puntata speciale, il senso della pace, intervista esclusiva a padre Enzo Bianchi. Buongiorno da Roberto Spampinato e bentrovati a questa puntata speciale di Venti di guerra nel cuore d'Europa. Oggi, come avete sentito dalla copertina, abbiamo con noi padre Enzo Bianchi, fondatore della comunità monastica di Bose. Il 22 luglio del 2014 è stato nominato da Papa Francesco consultore del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani. È un instancabile pubblicista, scrive di tematica religiosa e di attualità contemporanea su tantissimi giornali come La Stampa, Repubblica, L'Osservatore Romano, Avvenire, Famiglia Cristiana e poi in Francia per La Croix, Panorama e La Vie. Qual è oggi il senso della parola pace e che cosa bisogna fare per far sì che questa parola abbia un senso anche per l'interlocutore, se non vogliamo chiamarlo in questo caso aggressore? Come facciamo a parlare di pace con qualcuno che ha altri progetti? Certamente non è facile e credo sia una delle sfide più grandi che ci attende in questo momento. E tuttavia noi dobbiamo pensare non semplicemente a ciò che c'è stata un'aggressione, ma dobbiamo uscire da questo conflitto al più presto, perché aumentano i morti, aumentano le sofferenze della popolazione e di persone che non capiscono neanche il perché. E poi in tutto questo si sta accendendo un odio contro la Russia che è veramente sbagliato, perché non bisogna confondere la Russia con Putin, con il dittatore. Allora bisogna stare molto attenti in questo momento, altrimenti noi poniamo le basi per una lunga inimicizia che può essere peggio della guerra fredda che abbiamo vissuto un tempo. Quindi bisogna dare dei segni di pace, dei segni di comprensione anche delle richieste da parte dell'aggressore, facendo un'analisi perché si è giunti a questo punto. Perché non si sono ascoltate tante volte le situazioni di tensione che ormai c'erano e sulle quali c'è stato silenzio, sordità di tutto l'Occidente, e nel quale indubbiamente da un lato la Russia si è sentita umiliata, la follia di un dittatore si è sentita esaltata. E a questo punto veramente e ucraini e russi l'hanno pagata come popolo in una maniera che certamente non si aspettavano né da una parte né dall'altra parte. E io lo dico perché in questi giorni, in questi tempi, come da sempre, ho molti amici sia in Russia che in Ucraina e tutte le sere abbiamo comunicazioni o con WhatsApp o col telefono quando è possibile, e mi rendo conto della situazione sia in Russia sia in Ucraina. Immagino. È notizia di questi giorni che Papa Francesco, appunto in mezzo alla tragedia della guerra sanguinosa in Ucraina, ha dato notizia che il 25 marzo, durante la celebrazione della penitenza nella Basilica di San Pietro, consacrerà la Russia e l'Ucraina al cuore immacolato di Maria. È un atto spirituale, ma sostanzialmente qual è il significato di questo gesto? Ma io devo dire che proprio perché sono sempre stato impegnato nell'ecumenismo, questo gesto faccio difficoltà a capirlo, e non solo perché in questo atto si fa un atto, se vuole, di offerta, di consacrazione, non so neanche come chiamarlo bene perché teologicamente non ha un grande fondamento, di due paesi che sono a maggioranza ortodossa e potrebbero essere loro stessi, o l'affidamento eventualmente può essere fatto insieme, ma
anche nell'ecumenismo la cosa non sarà certamente gradita a tutte le chiese della Riforma, che pensavano che queste forme anche di devozioni, e che non appartengono alla grande tradizione cattolica, alla liturgia, fossero dismesse. Quindi indubbiamente questo gesto suscita anche un turbamento, come già altri hanno fatto notare. Non è così semplice da capire, anche se l'intenzione del Papa è per la pace ed è soprattutto una grande intercessione a Maria. Ma nell'ecumenismo bisogna stare sempre attenti che qualunque cosa noi facciamo confessionalmente, dobbiamo chiederci se è compresa, se è condivisa anche dall'altra parte delle chiese, altrimenti non facciamo molta strada ecumenica ancora. Chiaro, molto chiaro. E appunto in tema di ecumenismo, dopo le parole del patriarca russo ortodosso di Mosca, il Vaticano dà notizia di un incontro in videocollegamento tra il Papa e il Patriarca, ma dai comunicati emessi non sembrano parlare lo stesso linguaggio. Questa guerra traccia un solco tra le due chiese di Cristo ancora più profondo? Devo dire che i comunicati non sono per nulla chiari, perché quello del Patriarcato di Mosca è un comunicato che è un riassunto e non virgoletta nulla. Quello invece del Vaticano, virgoletta delle espressioni messe in bocca a Papa Francesco e non virgoletta le altre messe in bocca al Patriarca, e si dice espressioni condivise, han condiviso. Certamente la situazione non è facile, perché il Patriarca di Mosca si è spinto molto nell'appoggio in questa guerra a Putin, soprattutto ci sono due omelie nelle quali ha dato una legittimità quasi dicendo che questa guerra era una guerra sacra in qualche misura per sconfiggere i valori anticristiani, e quindi ha messo a livello teologico ciò che invece doveva essere lasciato alla politica. Con il Papa certamente c'è una responsabilità di pastori che non potevano far altro. Il Papa continua imperterrito in questa azione di pace, in questo accento di pace, ma non è tanto facile, perché il linguaggio del Papa può solo essere un linguaggio della fede e non può essere un arbitrato politico. Quindi da un lato c'è il grande sforzo di Papa Francesco per la pace, dall'altro lato c'è indubbiamente una Chiesa che si trova in questo momento in grossa difficoltà e con ogni probabilità comincia a rendersi conto che molti in questa Chiesa non seguono il Patriarca. Quindi è una situazione non facile da portare, mi creda. Padre, lei è stato molto chiaro, è stato chiarissimo come sempre e lapidario. E adesso la ringrazio tantissimo, le faccio solo una domanda. Grazie. Padre, si sente ancora in esilio? No, cioè sì, in esilio dalla comunità certamente, mi hanno allontanato, sì. Anche se la mia vita certamente va avanti, ma in una misura sono stato allontanato contro la mia volontà, e certamente a 78 anni iniziare un'altra vita, lei capisce, 79, non è così facile. Quindi mantengo la mia posizione di essere in esilio. Questo non significa che sia in una posizione di disperazione o di tristezza. Vado avanti, ho la fiducia, vivo come prima la mia vita monastica, nulla è cambiato né nella mia fede né nei miei sentimenti di gratitudine verso tutti quelli che nella vita ho incontrato. Grazie ancora, padre. Grazie, buonasera. Grazie, grazie. E con questo è tutto per questa edizione speciale. Come avete sentito, un'importante intervista a padre Enzo Bianchi, e non mi resta che augurarvi buona giornata. Grazie da Roberto Spampinato.